banale dire che sia contro allo sfruttamento del lavoro minorile, ma non è banale, è giusto riaffermarlo, è giusto questa iniziativa, è giusto che addirittura dei bambini, dei minorenni portino delle testimonianze. Io personalmente per fortuna non ho mai avuto queste esperienze, però insomma quando tocco un pallone di cuoio cucito a mano mi chiedo sempre chi l'ha cucito, quando, dove è stato, insomma queste domande è giusto porsele, anche l'ignoranza nel senso di ignorare dei problemi rischia di essere colpevole, non ignoriamoli e affrontiamoli, conoscere è già un primo passo verso la bonifica. No. Possiamo fare qualcosa noi direttamente impegnandoci a non acquistare prodotti derivanti dallo sfruttamento di lavoro minorile. Dobbiamo anche capire le cause che portano poi a tale sfruttamento e quindi fare in modo che anche i governi, insomma, dei paesi più ricchi o comunque chi ha di più dia chi ha di meno, per fare in modo che nessuno sia costretto a costringere i bambini a lavorare. E insomma, credo che queste siano le cose che tutti quanti noi sappiamo, però è importante sempre ribadirlo e avere la coscienza in modo tale che l'opinione pubblica sia sempre più sensibile su questi tasti. E poi ricordiamoci anche che, però appunto parallelamente, non so, magari a leggi o a quelle che sono le regole, ci sono comunque tante cose che sfuggono a queste regole. In Italia, per esempio, se pensiamo semplicemente a tutti i minori che vengono sfruttati dalle associazioni malavitose o mafiose proprio perché appunto possono approfittare della loro impunità, ecco che vediamo che è un fenomeno non così distante da noi, ma in quel caso credo che appunto bisogna fare un'azione molto, molto lunga e lungimirante, insomma bisogna seminare piano piano per poterlo risolvere a lungo termine. L'infanzia è l'infanzia, quindi perché un bambino di qualsiasi età, fino ai 18 anni, perché fino ai 18 anni tu sei un bambino, adolescente, ma comunque per la legge sei un bambino, deve lavorare, cioè deve godersi, no? I momenti, quindi quando un bambino ha 3 anni deve godersi quei momenti, quando un bambino ha 8 anni deve imparare, deve giocare, e quindi penso, io che ho 25 anni, che ancora mi manca tanto per alcune responsabilità, non so come gestirle, figurati un bambino che deve lavorare, obbligato, perde tutta la bellezza, tutta l'umiltà, tutta la purezza che un bambino dà, perché secondo me i bambini sono speciali per quello, perché sono inesperti su tutto, sono veri, sono sani, sono come il latte, no? Neanche il latte, come l'acqua trasparente. E quindi togliergli tutto quello per cosa? Per favorire i grandi sul denaro, sul mondo. Quindi questo è il mio messaggio, lasciamo vivere i bambini per quello che sono, l'infanzia non deve essere mai toccata. L'infanzia non è solo un'età felice, è uno stato di grazia su cui si costruisce tutta la vita. Proibire a un bambino di viverla serenamente, di viverla secondo i momenti propri dell'età infantile, è un delitto. Ci viene messo davanti agli occhi tutti i giorni da giornali, televisione, inchieste, denunce, e ogni volta ci sorprende, ci lascia senza parole, increduli. Non è possibile ancora pensare che nel 2000 esistano dei paesi, esistono delle famiglie, esistono delle realtà sociali in cui questi diritti sono calpestati. È un delitto che va perseguito e sono quelle cose lapalissiane, quelle cose che ci sembra quasi inutile ribadire ogni volta e che invece dobbiamo con grande forza non stancarci di ripetere proprio perché non sono scomparse. Cioè il cinema può fare molto come denuncia e può fare molto anche come divertimento. Come denuncia, perché porta sotto gli occhi di tutti delle storie limite e in questo modo speriamo che possa servire a sensibilizzare l'opinione pubblica a ciò che sta ancora accadendo. E come divertimento io ci sono affezionato perché in fondo il bambino, e non solo il bambino, ha anche il diritto a un suo angolo di serenità, e in questo il cinema può aiutare, perché l'essere sereni e dimenticare per un attimo le angosce quotidiane è anche un diritto umano che non dobbiamo scordarci neanche nei momenti più bui della nostra storia. Quando abbiamo fatto il secondo Festival della Comunicazione Sociale Internazionale, abbiamo avuto la presenza di una grandissima quantità di campagne sul lavoro minorile, però venivano tutte o dai paesi dell'est o soprattutto dall'Asia. Comunque è una comunicazione, secondo me, per la quale non può bastare un semplice spot, ci vogliono delle campagne molto, molto approfondite, perché la tesi è molto dibattuta. Per esempio Domenico De Masi, un noto sociologo che lavora spesso in Brasile, sostiene che in alcuni casi è sempre meglio un dolore al mese che niente. E quindi
quindi ci si rende conto come questa tematica sia molto sottile da discutere. Non credo che lo sport possa da solo essere in grado di aiutare molto l'eventuale risoluzione di questi grandi problemi sociali, tra i quali naturalmente tra i più importanti lo sfruttamento dei giovani. Nessuna delle attività umane, né la parte economica, né quella politica, né quella sportiva, da sola può essere risolutiva. Solo un globale prendere atto di una situazione drammatica potrebbe aiutare. Ci sono alcuni aspetti che sono inequivocabili, sono quelli di carattere strettamente economico. Spesso e volentieri lo sfruttamento è un vantaggio di natura strettamente economica. Far lavorare i bambini costa di meno che far lavorare altre persone adulte. Questo dovrebbe essere un punto nel quale concentrarsi, nel quale cercare di creare delle strutture che peraltro già esistono, per fare in modo che questo non venga usato senza regole. Ma io credo che il vero segreto sia quello di prendere atto che la società attuale non è motivata da grandi valori e da positività. Credo sarebbe già un grande passo evitare di nascondersi dietro a una sorta di immagine che ci siamo costruiti, in cui siamo tutti più o meno bravi, disponibili e che miriamo al bene. Non so quanto di pratico si riesca a fare per risolvere gli effettivi problemi, so che sarebbe già un passo avanti almeno evitare di nascondersi dietro alle bugie che ci raccontiamo. Il problema principale che io vedo è che tipicamente, perlomeno per la mia esperienza, il lavoro minorile si colloca negli anelli finali di una catena molto lunga di subforniture e normalmente le banche, soprattutto le banche delle imprese occidentali, hanno a che fare con gli anelli iniziali della catena e quindi c'è una problematicità che, al di là delle volontà, tecnicamente rende difficile scoprire che cosa succede poi nei laboratori, nelle industrie, nelle imprese che possono essere localizzate nei paesi più sperduti e sulla cui reale attività è davvero difficile avere delle informazioni precise ed affidabili. Io credo che da questo punto di vista sia importante per le istituzioni finanziarie allacciare dei rapporti con le organizzazioni di cooperazione internazionale, con le organizzazioni di volontariato che in qualche modo possano fungere da antenne e che quindi possano riportare ogni caso di abuso di lavoro minorile. Credo, ecco, che stiamo perdendo molto tempo e manchiamo di strategie vere rispetto ai bambini nostri. Credo che noi bambini siamo anceps, si dice, no, siamo o li adoriamo o li usiamo. Amarli sembrerebbe la cosa più semplice, pare che sia la cosa più difficile. Io credo che la famiglia deve rivedere se stessa, la scuola deve avere un po' più di anima, no? La scuola deve educare ed insegnare. E poi le altre due strutture classiche, che è la Chiesa e lo Stato, anche la stessa Chiesa mi pare che ha pensato più ai bambini da catechizzare che non ai bambini da educare. Io spero che queste riflessioni che voi fate, spero che il secolo che è appena cominciato, facciamo una strada asfaltata di meno, forse anche una chiesa di meno, cerchiamo di usare momenti più formativi, più educativi. Tu vorresti sempre che i bambini fossero innocenti, questa società bestia, balorda, ha cavato l'innocenza anche ai bambini. Quello che è veramente vergognoso è come sono trattati i bambini laddove chi può, in questo caso i governi o la società, non si preoccupa dei bambini, ma si preoccupa di fare quell'industria, di fare quell'agglomerato di persone che in qualche modo arrivano. Se uno arriva dalla campagna, arriva con la moglie, arriva con i figli. E questo è distruttivo. Distruttivo per la società e distruttivo per i ragazzi. L'offerta di lavoro ai bambini, ma proprio ai bambini piccoli, massimamente intorno a quelle grandi fabbriche fatte da italiani, francesi, spagnoli, ma massimamente dagli americani, dove sfruttano il lavoro minorile, questo in Cina, in Vietnam, l'ho visto in Brasile, l'ho visto un po' da tutte le parti, e questo dà veramente il senso di quanto poco sia importante i bambini per la società dei consumi. La cultura dell'infanzia e dell'adolescenza deve essere
tutelata nell'unica dimensione che io conosco, che è possibile, che è quella dell'amore e del rispetto. Se ciascuno di noi che ha avuto dei bambini si specchia nel bambino che ha, non può orientarsi a questo bambino, no, in termini di sfruttamento, perché dentro nei suoi occhi, appena è nato, no, appena cresce, c'è un po' di te, e quindi tutte le cose che farai a lui è come se tu le facessi a te stesso, che vuol dire che probabilmente le hai vissute, e se le hai vissute forse vale la pena di non viverle più. Quindi se tu hai amore nei confronti dei bimbi, non puoi che avere amore nei confronti della loro condizione, quindi fare in modo, anche se le situazioni sono le più difficili e nel mondo ce ne sono tanti, di tutelarle al massimo. Quindi credo che l'unica dimensione sia quella dell'amore, quella del rispetto e dell'assunzione di responsabilità. Se io insegno ai giovani un'economia dello sfruttamento, questi sono essi sfruttatori o sfruttati. Cioè nel momento in cui poi diventeranno grandi e queste cose le hanno incorporate come valori, potrebbe anche essere che essi siano contemporaneamente sfruttati e sfruttatori, laddove il regime dei diritti e dei doveri o della cittadinanza, dei diritti di cittadinanza, poi non sono più ottemperati come dovrebbero. Potrebbe essere che all'improvviso si trovano poi nella condizione di legittimare attività di sfruttamento per sé o per altri, magari in luoghi diversi da quelli nei quali loro si trovano, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Una comunicazione che sia intelligente, sapiente, che riesca a capire che noi tutto sommato in questo essere nel mondo, dalla nascita alla morte, siamo in transito, e dobbiamo lasciare il mondo futuro in condizioni migliori di quanto l'abbiamo preso quando siamo nati, questo ci obbliga in un livello etico, non necessariamente religioso, ci obbliga a un miglioramento continuo. Il Brasile negli ultimi anni è riuscito a produrre un'economia molto molto importante. Credo che il Brasile è riuscito sicuramente a svilupparsi in tantissimi settori, però purtroppo è riuscito anche a produrre 30 milioni di analfabeti, 50 milioni di persone sopra la soglia di povertà. Io credo che questa situazione sicuramente ci ha portato a una grande crisi sociale che oggi viviamo principalmente nelle grandi città. Ci ha portato a una mancanza di strutture di base, di un sistema scolastico per tantissimi bambini che veramente fanno molta fatica ad avere una formazione giusta, che non è neanche un privilegio, credo che questo sia un diritto, e purtroppo non riescono veramente ad inserirsi nella nostra società. Questo ci porta sicuramente a una situazione molto difficile, perché oggi parliamo dei numeri esagerati, numeri altissimi. Sicuramente il Brasile oggi ha capito, non lo so se anche per paura o per coscienza si comincia a trovare o cercare almeno meccanismi che possono veramente dare a questi bambini, principalmente e tantissime altre persone, una vita più degna. Questi bambini credo che non hanno riferimenti più importanti che per noi è la famiglia, è la scuola, è lo Stato, è una religione, perché loro, proprio a loro mancano tutti questi quattro riferimenti, sicuramente non avendo un punto di equilibrio finiscono nel mondo dell'influenza e è una via senza uscita, sicuramente una situazione non facile, che purtroppo il traffico di droga ha invaso tutte queste comunità, perché diventa forse l'unica uscita da questa situazione, e la crisi veramente oggi è molto chiara per tutti noi. La Golden Letter entra in questo momento, in un momento di rischio, cerca di dare tramite lo sport, l'informatica, il teatro, la danza, la musica, tutte attività che lavorano in loro la cosa che più gli manca, che è l'autostima. Un beso muy grande, anzi un besote, como decís en Sudamérica, a todos los niños que participarán a esta cosa, un grande beso y de vuestra Vanessa Incontrada, aunque no me conozcáis, pero os lo digo con todo mi corazón. Bom, eu infelizmente não pude estar presente, fico muito feliz de vocês estarem na Itália, esse país que me recebeu de uma maneira muito carinhosa,
acho que aproveitem essa oportunidade de estarem aqui, de conhecer um país que tem uma importância enorme na história da humanidade. Um grande abraço, tudo de bom para vocês, um grande futuro e viva o Brasil! Dire che sia contro allo sfruttamento del lavoro minorile, ma non è banale, è giusto riaffermarlo, è giusto questa iniziativa, è giusto che addirittura dei bambini, dei minorenni portino delle testimonianze. Io personalmente per fortuna non ho mai avuto queste esperienze, però insomma quando tocco un pallone di cuoio cucito a mano mi chiedo sempre chi l'ha cucito, quando, dove è stato, insomma queste domande è giusto porsele, anche l'ignoranza nel senso di ignorare dei problemi rischia di essere colpevole. Non ignoriamoli e affrontiamoli, conosciamo, conoscere è già un primo passo verso la politica. No. Possiamo fare qualcosa noi direttamente impegnandoci a non acquistare prodotti derivanti dallo sfruttamento di lavoro minorile, dobbiamo anche capire le cause che portano poi a tale sfruttamento e quindi fare in modo che anche i governi, insomma, dei paesi più ricchi o comunque chi ha di più dia chi ha di meno per fare in modo che nessuno sia costretto a costringere i bambini a lavorare e insomma credo che queste siano le cose che tutti quanti noi sappiamo, però è importante sempre ribadirlo e avere la coscienza in modo tale che l'opinione pubblica sia sempre più sensibile su questi tasti. E poi ricordiamoci anche che però appunto parallelamente non so magari a leggi o a quelle che sono le regole ci sono comunque tante cose che sfuggono a queste regole. Anche in Italia per esempio se pensiamo semplicemente a tutti i minori che vengono sfruttati dalle associazioni malavitose o mafiose proprio perché appunto possono approfittare della loro impunità, ecco che vediamo che è un fenomeno non così distante da noi, ma in quel caso credo che appunto bisogna fare un'azione molto, molto lunga e lungimirante, insomma bisogna seminare piano piano per poterlo risolvere a lungo termine. L'infanzia è l'infanzia, quindi perché un bambino di qualsiasi età, fino ai 18 anni, perché fino ai 18 anni tu sei un bambino, adolescente, ma comunque per la legge sei un bambino, deve lavorare, cioè deve godersi, no? I momenti, quindi quando un bambino ha 3 anni deve godersi quei momenti, quando un bambino ha 8 anni deve imparare, deve giocare e quindi penso, io che ho 25 anni, che ancora mi manca tanto per alcune responsabilità, non so come gestirle, figurate un bambino che deve lavorare, obbligato, perde tutta la bellezza, tutta l'umiltà, tutta la purezza che un bambino dà, perché secondo me i bambini sono speciali per quello, perché sono inesperti su tutto, sono veri, sono sani, sono come il latte, no? Neanche il latte, come l'acqua trasparente. E quindi togliergli tutto quello per cosa? Per favorire i grandi sul denaro, sul mondo. Quindi questo è il mio messaggio, lasciamo vivere i bambini per quello che sono, l'infanzia non deve essere mai toccata. L'infanzia non è solo un'età felice, è uno stato di grazia su cui si costruisce tutta la vita. Proibire a un bambino di viverla serenamente, di viverla secondo i momenti propri dell'età infantile è un delitto. Ci viene messo davanti agli occhi tutti i giorni da giornali, televisioni, inchieste, denunce e ogni volta ci sorprende, ci lascia senza parole, increduli. Non è possibile ancora pensare che nel 2000 esistano dei paesi, esistono delle famiglie, esistono delle realtà sociali in cui questi diritti sono calpestati. È un delitto che
va perseguito, e sono quelle cose lapalissiane, quelle cose che ci sembra quasi inutile ribadire ogni volta e che invece dobbiamo con grande forza non stancarci di ripetere, proprio perché non sono scomparse. Cioè il cinema può fare molto come denuncia e può fare molto anche come divertimento. Come denuncia perché porta gli occhi, sotto gli occhi di tutti, delle storie limite, e in questo modo speriamo che possa servire a sensibilizzare l'opinione pubblica a ciò che sta ancora accadendo. E come divertimento io ci sono affezionato perché in fondo il bambino, e non solo il bambino, ha anche il diritto a un suo angolo di serenità, e in questo il cinema può aiutare, perché l'essere sereni e dimenticare per un attimo le angosce quotidiane è anche un diritto umano che non dobbiamo scordarci neanche nei momenti più bui della nostra storia. Quando abbiamo fatto il secondo Festival della Comunicazione Sociale Internazionale, abbiamo avuto la presenza di una grandissima quantità di campagne sul lavoro minorile, però venivano tutte o dai paesi dell'est o soprattutto dall'Asia. Comunque è una comunicazione, secondo me, che per la quale